Mettimi che prima di dormire, qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai, io poco tanto ti accontenterai. Un giovane cantante siciliano ha commosso i giudici, soprattutto Emma Marrone. Ieri sera, nella terza puntata delle audizioni di X Factor 2020, il talent canoro in onda su Sky 1. Giuseppe Roccuzzo, originario di Vittoria, in arte Roccuzzo, dal cognome del nonno. Dopo aver frequentato l'istituto alberghiero a Modica, si è trasferito in Svizzera a Luino per fare il cameriere. Ma ora ha deciso di tentare la strada del talent show e a giudicare dei 4 sì conquistati sul palco di X Factor probabilmente ha fatto bene. Non sentirne il confine, io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare e che conta quel che rimane. Roccuzzo si è esibito in una cover di Promettimi di Elisa, una poesia come l'hanno definita i giudici. Non appena Roccuzzo ha cominciato a cantare, si sono subito comprese le enormi doti di questo ragazzo, che con la sua voce ha fatto commuovere Emma e ha conquistato i 4 sì. Emma, visibilmente emozionata, ha confessato: «Posso dire che mi è venuta la pelle d'oca, ho proprio sentito la tua necessità, tu hai bisogno di cantare, canti da paura, hai una voce surreale». Mika si è emozionato perché pensa ci sia tantissimo di non detto nel canto di Roccuzzo.